Buonasera signore e signori, sono Ash88, benvenuti con una nuova parte della nostra guida speedrun a Pokémon Bloody Platinum. Quest'oggi era un po' che non tornavo appunto a fare video, ho avuto un po' di... adesso ho un po' di giorni liberi tra riposi eccetera eccetera, quindi dico beh... da oggi, insomma, per i prossimi giorni inizierò un po' a registrare, magari mi preparo anche qualche altra parte, così da non lasciarvi troppo tempo senza video. Prima di iniziare appunto la parte, vi volevo dire che se siete interessati per quanto riguarda abbonamenti per Xbox, Xbox One, PlayStation, PS4, oppure gift card, Microsoft Point, e credo anche Points per quanto riguarda quelli di Sony. Credo che, insomma, le dobbiate utilizzare lo stesso, ma comunque sia abbonamenti, gift card, vi consiglio di andare a passare sul sito che vi lascerò anche su in descrizione, si chiama gamescode.it. Sono un sito italiano, molto bravi, sono molto bravi a far ricevere i codici, praticamente voi acquistate il prodotto, diciamo che sono anche dei prezzi anche abbastanza bassi, intanto le applicazioni che segnano, vabbè, hanno dei prezzi anche abbastanza bassi rispetto a quelli del web e anche per quanto riguarda il ricevere il codice dell'acquisto che fate è subito immediato tramite mail, vi arriva subito. Quindi, dopo aver detto questo, passate dal loro sito, magari anche solo per un'occhiata mi farebbe piacere. Dove eravamo rimasti, giustamente, ecco qua. Allora, fammi vedere la squadra: Pidgey, Croconaw e Mawile. Ok, perfetto. Ah, sì, volevo allenare Pidgey perché volevo appunto far evolvere in Pidgeotto. E anche perché, che Pokémon di livelli alti. Croconaw è a livello 27, ma in effetti i Pokémon avversari non sono tanto di meno. Insomma, sono a livello 24, non è che sono dei livelli proprio bassi bassi. Ok, e si abbassa. Ok, per voi sono passati tipo qualche secondo, per me in realtà è passato tipo un giorno, perché in realtà è passato un giorno. Praticamente cosa è successo? Che mentre registravo la parte in live, si è bloccato l'emulatore perché avevo tolto il sonoro e quindi cosa ho dovuto fare? Ho dovuto rimettere i suoni del gioco. Il problema è che mettendo i suoni del gioco ovviamente non registrava Camtasia la mia voce, quindi non si sentiva niente perché si sentiva soltanto le musiche, praticamente il gioco mentre giocavi, non si sentiva per niente il mio commentary. Allora ho detto vabbè, oramai finisco di registrare la parte e domani ci butto insomma la voce e poi lo carico, così almeno ho più tempo e insomma, riesco magari a parlare un po' meglio. Intanto che vedete che stiamo allenando praticamente i Pokémon, ci sono sempre Croconaw a livello 27 che tra l'altro a metà di questa parte o poco più avanti si evolverà. Pidgey lo stesso si evolverà tra pochissimo perché si evolve a livello 18. Volevo appunto parlarvi di che non so cosa, non mi ricordo nemmeno cosa stavo parlando ieri, non so se vi avevo già annunciato e detto di passare dal sito gamescode.it, cercatelo, insomma vi lascerò comunque sia il link in descrizione, dove potrete trovare tutti gli abbonamenti, Microsoft Point, eccetera, eccetera, quindi veramente passate perché spediscono veramente in modo molto efficace entro le 24 ore, ovviamente i codici sono online e potete ricevere tutti i vostri acquisti immediati. Parlando un po' del gioco, sì, della ROM, era un po' che non ci rigiocavo a Bloody Platinum e sinceramente Baze Black ancora di più è proprio tantissimo. Ho provato a registrare l'altro giorno una parte in 5 minuti, ma guarda, mi era preso talmente un nervoso che non ce la facevo proprio a giocare. Quindi ho detto, vabbè, lo registrerò un po' più avanti. Quindi lasciamo perdere. Non avendo molto tempo, quelle poche volte che ti ci metti, magari non c'ha nemmeno voglia. E quindi niente. Stamattina
Ho acceso l'Xbox, dico faccio qualche partita a Ghost, tanto ancora era presto per registrare video, non c'avevo molta voglia. Dico, beh, registro un live, intanto mi riscaldo e faccio una o due partite senza la videocamera. La prima partita ho fatto un risultato buono, tipo 21-22-2. Mi hanno ucciso e poi ho fatto una serie di killstreak tipo da 15-10, una cosa del genere. Si stavano veramente arando i nemici. E poi cosa è successo? Che appunto non avevo registrato. Dico ora registro la partita dopo. Ho preparato tutto, telefono, eccetera, eccetera. Ho attivato YouTube Capture perché con il cellulare faccio prima. Utilizzo quello. Almeno si upload direttamente su YouTube, appunto. Ho iniziato a registrare. Un minuto di commentary, nemmeno. Il video si è stoppato perché avevo la memoria piena dei video di YouTube Capture, quindi ho detto vabbè, va fantasca, non registro nemmeno oggi qualche live sull'Xbox e li farò un po' più avanti. E quello che mi era venuto in mente di fare era di fare qualche live ovviamente su Ghost, perché su Ghost non c'è il cinema, magari di giocare tipo a Gun Game, un gioco delle armi, Infetto. Oppure portarvi anche tutte e quattro le mappe dell'ultimo DLC Devastation che appunto sono uscite. Tra l'altro, ieri ho acquistato anche una mimetica, la mimetica Koi, quella con le carpe appunto giapponesi, perché è molto carina. Devo dire che a confronto di Black Ops 2, che le mimetiche sono in 3D o comunque sia, sono secondo me molto meglio, non c'è paragone, però insomma. Diciamo che quella Koi quasi quasi è un po' la migliore, ecco, tra tutte quelle presenti nel gioco. A parte quella del clan che se arrivi a livello 23 ti si sblocca in automatico, il nostro clan è a livello 21 quasi, cioè 21 e un po' più, che sono teschi e rose, molto carina, però appunto quella ci vuole un po' per averla. Ho comprato appunto la Koi, la mimetica Koi, devo dire molto carina, simpatica, si vede bene sull'arma. Era la prima mimetica, credo anche l'ultima, perché a meno che non fanno qualche mimetica in 3D come è su Black Ops 2, la mimetica Drago, la mimetica Cyborg, la mimetica quella verde. Ora non mi ricordo, insomma, la penultima che è uscita praticamente, che è verde, che sembra fatta quasi di vetro. Appunto, quella lì l'ho acquistata, molto bella. Però ecco, per ora Call of Duty Ghost qualche volta può essere considerato anche un gioco buono. Un gioco buono, quasi. Talvolta è proprio un gioco di veramente bruttissimo e assurdo. Perché appunto si può passare magari da me che gioco o uccisione confermata o sulle mappe Devastation. Uccisione confermata delle partite buggate che non so ancora come facciano esistere. Oppure magari delle partite in cui ti fa entrare e la partita è a 60 per i nemici e tu sei a 10 con un'altra persona e basta. Tu entri, esci, ricerchi un'altra uccisione confermata, ti rimette lì. Oppure su Devastation fa uscire soltanto quella mappa, per chi di voi ci ha giocato, l'ha vista. Quella situata in Messico, sopra quell'enorme escavatore di notte, a me mi fa uscire soltanto quella lì e Ruins, cioè io non so il perché, il per come, ho soltanto quelle due mappe. Le altre due, che sono la rivisitazione della mappa di MV3 Dom, e l'altra che è Cargo, non mi ricordo manco io come si chiama, forse Cargo era di Black Ops 2, vabbè, quella, la nave mercantile, cioè veramente. Secondo me dovrebbe far uscire più quelle, non quell'altra, o comunque sia mettere 25-25-25-25% di possibilità, non che escano soltanto quelle due, perché sinceramente quella di notte fa veramente cagare il cazzo, anche perché ci gioco troppo spesso, mentre l'altra, sì, diciamo che Ruins un po' più di tanto, ma ci sono i camper anche lì, quindi diventa quasi un gioco a parte. Talvolta però se riesci a trovare la lobby giusta, insomma, ti puoi anche divertire. Ovviamente non è a livello di Black Ops 2, io l'ho sempre detto che Black Ops 2 è
è meglio, anche se adesso, ora come ora, le cose si sono un po' ribaltate, perché cosa è successo? All'inizio tutti quanti giocavano a Call of Duty Ghost, compreso me. Poi io mi ero rotto le scatole perché veramente era pieno di camper, gente che buggava, gente che trovava la Moab sugli approvvigionamenti, che secondo me è una stronzata assurda, però vabbè. E quindi ero ritornato su Black Ops 2, infatti qualche gameplay ve l'ho portato e mi divertivo molto. Dopodiché, molte persone, americani, inglesi, francesi, tedeschi, quello che volete, si sono accorti che Call of Duty Ghost in realtà era una bella ciofeca e sono tornati tutti quanti su Black Ops. Quindi siamo passati da un gioco in cui si giocava bene, perché quando la maggior parte della gente era su Ghost si giocava bene, su Black Ops 2 non c'erano problemi di connessione e altro. Si giocava bene, sinceramente ho fatto tanti buoni risultati. Dopodiché la gente si è rispostata in massa su Black Ops 2, era ritornato come era prima che uscisse Call of Duty Ghost, e allora sono ritornato io su Ghost. Adesso la maggior parte delle persone si è rotta le scatole di nuovo di Black Ops 2, perché comunque si ha sempre problemi di linea, gente che lagga, che se non hai almeno 4 tacche e una connessione più potente di quella della NASA non puoi giocare. Sta ritornando su Call of Duty Ghost, quindi ci sta che io mi risposti di nuovo su Black Ops 2. Adesso vedrò un po', ma insomma, vedrò insomma il da farsi. Sicuramente dopo aver acquistato Black Ops 1 ho rigiocato anche un po' su quello, dopo anche gli ultimi gameplay che vi ho portato, e sicuramente Black Ops 1 non lo batte nessuno, però sai, ogni tanto fa bene cambiare. Volevo provare a rigiocare a MW2, solo che credo di avercelo il gioco, mi pare di sì. Che controllo, allora, sì, ce l'ho. MW2 ce l'ho. Magari vi posso portare dei gameplay libo, vediamo. Mi ricordo che MW2 si giocava sempre bene, dai, sì, abbastanza. Oddio, anche lì c'era gente che gioca solo con lanciapuffi. Ma anche su Call of Duty Ghost adesso si gioca soltanto con i lanciapuffi. Però, vabbè, questo è un capitolo a parte. Ho visto poi tra l'altro che su internet, ho visto anche i video su YouTube della Nintendo, eccetera, eccetera, c'è stato il primo reveal del remake di Pokémon Rubino e Pokémon Zaffiro. Quindi una cosa, tanta tanta roba, perché tanta tanta roba. Sarà praticamente con il motore grafico, da quello che ho visto, di XY, ripeto, e non ci ho giocato. E ovviamente, da quello che è trapelato, usciranno soltanto per Nintendo 3DS e 2DS. Intanto qui Croconaus Evolving Feraligatr a livello 31, 32, quello che era, 31, ok. E quindi sta cosa mi scoccia, perché appunto io non ho il Nintendo 3DS, e non ci posso giocare. Vorrei veramente tanto portarvi almeno il walkthrough di X o Y, preferirei Y perché insomma mi chiamo Yuri, sarebbe divertente. Magari abbandonare anche Rosso, quell'altro, proprio per fare Y, perché secondo me è un gioco che potrebbe valere. Il problema è che non ho il 3DS. E poi per registrare, vabbè, utilizzerò il telefono, ma non ho appunto il 3DS. L'unico che ce l'ha, come ripeto sempre, è il mio amico che abita dall'altra parte d'Italia quasi, no? Perché lui abita vicino Firenze, io sto vicino ad Arezzo, quindi ci sono un po' di chilometri e via, e insomma, spostarci solo per questa cosa mi sembrerebbe un po' strano. Se andavo a scuola me lo poteva imprestare benissimo, me l'ha sempre detto, però insomma, ora come ora ci si vede una o due volte l'anno massimo, perché tutti e due si lavora, ognuno c'ha i cavoli suoi da fare e non è facile. Purtroppo però, insomma, per il momento non lo trovo. Poi ovviamente io ricerco sempre su Amazon, su eBay annunci o altro. Che se magari c'è qualche offerta o qualcosa lo becco sempre, però per ora non è uscito granché, e quindi al momento non ci sono guide di XY previste sul mio canale. Questo lo ripeto abbastanza spesso per tutti quelli che magari ancora non hanno capito.
Anzi, se qualcuno di voi, lo richiedo, o ha visto, ha provato di sicuro qualche emulatore per questi giochi, me lo faccio sapere, anche se so che in realtà non esistono nemmeno, perché per ora non credo che nemmeno ci lavorano qualche hacker. Una volta era differente, perché una volta, sapete, era più facile hackerare o comunque sia riportare qualcosa del DS sul computer con gli emulatori. Adesso credo che sia un po' più difficile, la gente ci perde anche meno tempo. La maggior parte va, compra il Nintendo, ci gioca e festa finita. Quindi al momento siamo in pausa con quello. Per quanto riguarda, boh, vediamo un po' che cosa devo dire. Ah sì, ho fatto un altro tatuaggio. Per chi non lo sapesse, io ne avevo fatto, cioè ne ho uno sulla schiena, ne avevo tempo. Cioè, quando ho fatto a 18 anni l'ho fatto. Poi me ne sono fatto un altro nel mese di marzo sul braccio. E adesso me lo sono fatto sull'avambraccio vicino al polso. Quindi me lo sono fatto ieri proprio. No, ieri l'altro me lo sono fatto. E ieri, infatti, mentre commentavo, ogni tanto ci sfioravo e sentivo dei pizzichini. Che ovviamente sta guarendo. Tra l'altro ho catturato anche Heracross. Heracross, devo dire che mi ha sorprendentemente sorpreso. Non pensavo che fosse, insomma, molto forte, molto buono. A differenza di PG8, che si è rivelato, io veramente speravo e pensavo fosse molto più forte PG8. In realtà non è molto forte. Cioè, magari come attacco fisico può essere anche buono, ma con Raffica, che è speciale, non è proprio il massimo. Come potete vedere qua, un Brick Break o una breccia, insomma, di Heracross l'ha mandato quasi KO. Poi ovviamente i Pokémon nemici ce l'hanno sempre con me. Qua infatti vedete la sfida tra il mio Heracross e l'Heracross dell'avversario. Vedete che il mio è molto più forte. Ovviamente ha usato Era Assalto, il suo era Coleottero, era paralizzato. Ma anche, insomma, era al 26, quindi due livelli più grandi. Devo dire che Heracross presumo che lo utilizzerò, perché può imparare buone mosse, sia di lotta che appunto con aereo assalto, mosse volanti. È molto forte, veloce, quindi presumo che lo utilizzerò più avanti anche con la guida. Insomma, secondo me è molto valido come Pokémon, quindi spero, insomma, di poterlo utilizzare il più possibile. Altre cose da dirvi, boh, tipo di mini, questo è quasi un mini aggiornamento, non ci sono, insomma, boh, vediamo un po', no, non credo che ci siano ulteriori aggiornamenti, insomma, come al solito, se conoscete o avete intenzione di vendere il vostro 3DS, ok, fatemelo sapere, magari ci si può mettere d'accordo, ok, tanto quello. Cioè, mi piacerebbe averlo proprio per riuscire a, insomma, a giocarci, perché io ho un Nintendo XXL o un Nintendo XL, quello più grande. Solo che non credo che i giochi ci vadano lì, non penso che funzioni una bella sola, perché insomma la Nintendo fa uscire 10 miliardi di Nintendo, un solo gioco, e no, vale solo per un solo Nintendo, quindi non credo che siano molto furbi da questo punto di vista, però sapete, è la Nintendo e bisogna tenercela così, insomma. Per chi è un amante come me dei Pokémon, perché ci sono cresciuto veramente e l'ho sempre, tra virgolette, giocati, è una bella suola non poter giocare agli ultimi capitoli, specie a XY, perché sarebbe una nuova grafica e ci proietterebbe in maniera differente, però anche e soprattutto per quanto riguarda il remake di Rubino e Zaffiro, che comunque sia, noi ci abbiamo fatto delle guide, ci siamo divertiti molto con quelle guide. Mi scoccerebbe un po' non ci poter giocare, però vabbè, dai, vedremo un po' più avanti, magari riuscirò a trovare qualche offerta, trovarmi un Nintendo 3D e poterci finalmente fare una guida. Il video sta per terminare. Come al solito vi dico, votate, commentate, iscrivetevi, lasciate un mi piace. Vi ricordo il sito gamescode.it. Passateci anche dopo aver visto questo video. Il link ve lo lascio nella descrizione. Niente, come al solito vi auguro una buona giornata. Vedete che intanto qui Feraligatr sta facendo una strage. Credo che sia un po' troppo potente ora come ora Feraligatr, però se guardi gli avversari sono tutti di livelli alti, 25 Pokémon che hanno, quindi boh,
staremo a vedere nelle prossime parti. Comunque sia, la parte va qui a cadere, a terminare. Ho cercato qualche altro Pokémon, ma credo che per ora la squadra la lascerò così: Pidgeotto, Heracross, Feraligatr, Mawile. Insomma, non è quel Pokémon fortissimo, però insomma, ci può essere sempre d'aiuto. A questo punto mancano, boh, una diciottina di secondi. Lasciamoli passare. A parte questo, a parte gli scherzi, buona giornata, ragazzi. Votate, commentate, iscrivetevi. Un ciao da Esce88. Ciao, ragazzi.